Buon pomeriggio a chi ci guarda di pomeriggio, buonasera a chi ci guarda di sera, buonanotte a chi ci guarda di notte. Buonanotte a tutti. Mamma mia, come stai imparando bene, bravo. Insomma, ti piace quando fai... No, non mi piace quando fai buonanotte a tutti. Cioè, buongiorno. Non mi piace quando fai le cose così, alla, tra l'allera. Che? Buongiorno, qual è l'ultimo dei problemi? Da tanto che non vi vedo. Ma qual è l'ultimo dei problemi? L'ultimo dei problemi è il Cagliari che sono in Serie A. Qual è l'ultimo dei problemi? No. Ciao caro, qual è l'ultimo dei problemi? L'ultimo dei problemi secondo me sono, diciamo, i soldi. Sai perché? Perché? No, sai perché? Perché? Perché adesso non volevo fare il filosofo, però... No, per carità. I soldi diciamo che sono la rovina di questo mondo, perché purtroppo le famiglie e le amicizie si separano e si distaccano per colpa di questo... motivo qua dei soldi, quindi per questo io dico sono la rovina di questo mondo, dico che dovrebbero essere gli ultimi nella terra, questo, perché la prima cosa che metterei in questo mondo sono i sentimenti, l'affetto e l'amore per le persone, che si parli di famiglia, che si parli di conoscenti o di amici, la prima cosa deve esserci i sentimenti, la vicinanza e l'attaccamento diciamo con le persone diciamo che si vogliono bene, che ti sono vicine, ovviamente anche quelle lontane non hai sono detto che non dovevi fare il filosofo, non sono da trascurare le persone lontane ovviamente, no. Però bisogna stare vicini e uniti, cosa che in questo mondo ultimamente non sta accadendo, mi dispiace tanto. Grazie, grazie. Ciao Diego, ciao. Buongiorno, una curiosità, ma secondo te qual è l'ultimo dei tuoi problemi? Cioè, sai la frase, ma no, quello è l'ultimo dei problemi, è l'ultimo dei problemi. Sì, okay. Sì, sì. E quale potrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi? Non lo so, non mangiare forse. Cioè tu riusciresti a non mangiare? Cioè per esempio oggi devi... No, non mangiare non ci credo. Non è l'ultimo dei problemi. Però se tu dici che ne so... La signora ha detto, magari mi voglio comprare la macchina. Ma no, quello è l'ultimo dei problemi. Anche sì, beh. Invece nel tuo caso... Non ti so dire, dico la verità. Forse anche la macchina, sì, sì. Anche la macchina, ci vuole comprare la macchina. Sì. Che problema c'è? Grazie. Non riesco a... Buongiorno. Una curiosità, cara. Mi dica. Ha mai sentito la frase ma è l'ultimo dei problemi? Ma no, ma quello è l'ultimo dei problemi. Ma qual è, per esempio, il tuo ultimo dei problemi? Oddio. Ma è difficile questa domanda che non mi risponde nessuno. Allora, il mio ultimo dei problemi è... L'ultimo dei miei problemi, ma chi le può aspettare? Ma quello è l'ultimo, rispetto agli altri che ho. Ok. Ma so di avere un sacco di lavatrici da fare a casa. Quello è l'ultimo dei miei problemi. No, sto scherzo. No, però in effetti è difficile. È difficile? Sì. Perché è difficile? Perché probabilmente ne abbiamo talmente tanti, esatto, che dobbiamo cercare di scalare per metterlo nell'ultimo. Esatto, sì, ci l'ultimo... penserò durante la giornata. Buona giornata. Ciao cara. È un pardone, bellissimo. Ma davvero? E mo cosa fai? Lo porto a casa, una gabbietta lo mettiamo. Lo stai salvando? Cosa è ha salvato un uccellino. Sono Salvatore, l'altra settimana ho salvato Salvatore, proprio Salvatore che era un senza tetto, senza okay, fissare bravo, bravo, ma forse ho sentito questa cosa. Vabbè, ma era in mezzo alla strada, ho detto no, era ferito. L'ho aperto, non volava, quindi l'ho... Ferito, non certo, volava. Certo, certo. Ma la testina no, non si vede perché esce fuori, capito? Com'è? L'hai salvato, insomma. Sì, sì. Ma lo stai salvando? No, lo porto prima a casa, lo faccio portare volare, prima a casa, poi, fa volare e poi lo libera. E poi lo libera, tanto fa io sono a Flumini, anche tu sei con la Flumini. Una ma volta vicino a me... Cosa ne fa secondo te Roverdona a casa? È un miracolo che l'ha salvato. Infatti, tanto era... Ma perché deve vivere in gabbia se lui lo vuole liberare? No, ma se le faccio un bel gabbione grande. Ecco, ma tu perché non ti fai fatto tu? Ha detto che lo deve liberare. No, ma lo posso lasciare anche libero in una stanza a casa, capito? Che c'ho la casa. Allora il problema, io ho capito che proprio non vorrei che gli hanno tagliato le ali e lui... No, ce le ha. È troppo piccino, è caduto dal nido, di sicuro da questa terrapieno che c'è qui. Dove? Questa specie di terrapieno, c'è questo balcone qui. Lì sopra, proprio al centro era. Dove c'è il coso della Verino. Della Sisley. E quindi non riesce a volare. Sì, è beh, troppo piccolo. Salvalo. Lo salviamo noi. Io sono salvato. Fallo vedere anche a un veterinario.
No, beh, voglio vedere anche cosa mi dicono, del, perché mi sembra un verdone, invece dal becco sembra... Ma tu lo porti a vedere, anche da un veterinario. Come si dice quello degli uccelli, lei? Ma che passerotto? No, sul verde, il passerotto è sul marroncino. Come stavo dicendo, quello degli uccelli, come si dice? Non cinofilo, no, cinofilo è cane. Non mi viene adesso. Ma dove lo trovi questo qua? Che... Mica c'è... Ma basta che vai dentro un negozio di animali, te lo dicono. Esatto, no, sono andato anche qui, ma no, no, non c'è niente, no, no, non hanno le gabbie. Ma tu non devi... No, ma lui lo sta salvando. Vabbè, adesso lo porto subito a casa. Lo porti poi al veterinario. E poi alla fine lo faccio rosolato con le patate. Vedete che le... sta scherzando. Bravo Salvatore. No ragazzi, ha ragione. Allora, il fatto è se rimane per terra lì, così mangiamo le ossa, giusto? Muore sicuro. Abbiamo scoperto che Stefano è un salvatore. Ha salvato un uomo. Per la strada. Bravo. Per la strada ha salvato una persona settimana fa. Sì, okay. Sì, sì. Okay. Poi ha salvato. A Viale Fregnazzo, lo so. Non stava bene, non entriamo nei dettagli. No, aveva uno. Vabbè, un colpo di. Aveva un malessere, un blocco intestinale. Un blocco intestinale. E tu sei intervenuto e l'hai salvato. Poi, adesso oggi ha salvato questo uccello che sta per portare. Che ho portato anche a Fregnazzo, tra l'altro. Esatto, non sa che San Francesco di Calia, allora, non sì, di... Ma adesso tu, per ricordarci che hai salvato questo uccellino, no, che è caduto sapere, da ci farei sapere, perché tu lo porti subito dal veterinario. Perché sennò mi faccio arrestare dai carabinieri. Noi siamo già qua, fai prima. No, ma lui lo sta parlando. Dai, intanto bisogna ringraziare. No, secondo gli uccelli, si sa, perché sei in via di estinzione. Ok, comunque abbiamo stabilito... Abbiamo stabilito che dopo che finisce l'intervista devi andare dal veterinario. Detto questo, crea sto il camper? Mi avevano buttato il camper a mare, in più me l'hanno sequestrato e io sono senza fissa dimora e ancora è sotto sequestro. Però camper... me l'ha sequestrato davanti a me, cioè io ero davanti alla vigilanza. Il camper dove? Poi sono andato a prendere la bicicletta, adesso è da Pau. No, da... il camper è andato a finire in acqua. Sì, qua non l'avevi saputo. Cioè, saputo. Che ho fatto chiamare da migliaia di persone. Non mi ha chiamato nessuno. La gemella! È caduto. Ne manca una. È caduto lì a Capitana, Stella di Mare. Dove c'è tra Costa degli Angeli e Stella di Mare? La rotonda, sul mare. Stella di Mare 1. Ma come ha fatto a cadere su? E due ragazzi ne hanno tolto il freno a mano e mi hanno... Meno male che non ero. E mo dove stai dormendo? No, a casa di un amico, in più c'ho una macchina che dormo lì quando sono più vicino in quella zona, a Flumini. Questo mi dispiace. Vicino a Mentafiori, dove abitavi tu, io c'ho una macchina lì buttata. Ma io mi auguro che tu, le tue cose vadano. Va benissimo. Anche a voi. Buon programma a tutti. Buona fortuna, Stefano. Ciao, 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 ciao. Buongiorno. Ciao, come amico, va? Buongiorno, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Senti. Secondo te la frase domani è un altro giorno, vieni qua, domani è un altro giorno, sì. Si vedrà, è una frase positiva, una frase che, dove c'è quella speranza che domani sia un altro giorno e qualcosa cambia rispetto ad oggi? Che fai? Vai con la luce? Lasci la parola? Sì. La ringrazio. Salam aleikum. Salam aleikum. Ale. Dimmi. Ma il film Via col vento l'hai visto? No, io ho visto il vento, ma il film no. Ah, niente, non l'hai visto, il film l'hai visto. Senti, ma secondo te la frase domani è un altro giorno, dai, si vedrà. Certo, è una frase importante quella. È molto importante. La frase? La frase. Perché secondo te è molto importante? Così, dicono che è molto importante. Io proprio non lo so qual è la definizione. Cioè, tu non lo dici mai, domani è un altro giorno. Sì. Vediamo. Si vedrà. Ma c'era anche una canzone. Domani è un altro giorno. Anche si vedrà. Certo. Ma io non mi ricordo questa canzone che la cantava. Che canta. Non me la ricordo manco io. È vecchia come il cucco però. Sì, è vecchia. Però, ciao caro. Ma ricordo manco io. Vabbè. Comunque grazie caro. Domani è un altro giorno. Domani è un altro giorno e si vedrà. E si vedrà. A voi. Auguri. Auguri anche a voi. Buona giornata. Ciao. I can do that.
Carface GT, vendita auto multimarca, usato pronta consegna, acquisto programmato, finanziamento personalizzato in sede. Carface GT, la nostra passione nei motori, la vostra garanzia nell'acquisto, perché noi ci mettiamo la faccia. Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio. Pizza in famiglia? Conta su di noi. Risveglio complicato? Conta su di noi. Conta su di noi e sulla convenienza di oltre 3.000 prodotti a marchio Despar. Despar, il valore della scelta. Autocarrozzeria Sandro Cirina, verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Un unico centro per tutti i trattamenti. Uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Clinica22.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso. Antica Vineria Selargina. Esalta i sapori della tua tavola. Selargius, via Istria 152. Vendita e assistenza pneumatici, assistenza meccanica veicoli, 20 anni di esperienza al vostro servizio. Vi aspettiamo a Cagliari, Viale Monastir 209, via Po 21 e via Boiardo 13. Da Scelto per te a Cagliari, l'usato si fa chic. Vieni a conoscere la boutique dell'usato più esclusivo. Compra e vende borse, accessori e abbigliamento di lusso originali. Scelto per te. Vieni a trovarci in via Tola 5A a Cagliari. I can do that. Una curiosità, lei ha mai visto il film Via col vento? Completamente mai. Anche perché dura, ha ragione, io mi sono dimenticato di dirlo, che dura quasi 3 ore e mezza. Ma senta, la frase che finale, domani è un altro giorno, ma noi quante volte l'abbiamo detta nella nostra vita? E se l'abbiamo detto, aveva un senso oppure no? Ci saranno state delle persone che l'hanno detto con un senso, altre perché l'hanno sentito. L'altro perché l'hanno sentito. Ma domani, secondo lei, è veramente un altro giorno per ognuno di noi? Certo. Lei dice a prescindere. È sempre un altro giorno. E quindi dietro questa frase c'è la speranza che sia un altro giorno. Migliore però. Speriamo. Speriamo. Che lei ha. Chi dice che c'è la speranza è l'ultima? A morire. Sarà vero pure quello? Chi lo sa. Oggi è proprio una giornata ventosa. Oggi sì. Ciao caro, buona giornata. Ciao, altrettanto. Ciao, buona giornata. Buongiorno. Ciao Gennaro. Senti caro, ma tu l'hai mai visto Via col vento? No, non è il mio genere. Non è. Senti, nella parte finale del film si chiude con questa frase: domani è un altro giorno. Questa sì, questa è famosissima. Ma questa frase, domani è un altro giorno, tu l'hai mai detto? A te stesso o a qualcuno? Sì, sì, magari sei in una situazione un po' difficile e dici ma domani un altro giorno, domani magari la vedi diversamente, con una... Ma un altro giorno si vedrà. Certo. Come la canzone di Io ne lavano. Appunto. E a te ha mai funzionato su domani un altro giorno? Beh, a volte sì, dai, se non hai la speranza che migliori, cos'è, come fai? È la speranza che è l'ultima a morire. Anche questo, guardate che sta cosa qua, la speranza è l'ultima a morire, è proprio drammatica secondo me. Sì. Cioè non è, perché uno che dice la speranza è l'ultima a morire, è proprio una, secondo me è più catastrofico di domani è un altro giorno. Sì, sì, però vabbè, ti dà anche, cioè se non avessimo almeno la speranza che fai? Cioè, ti succede... Per dire, perdi il lavoro, ti sfrattano, e se non hai la speranza che fai? Che fai? Ti ammazzi? No, mai! Appunto, certo. Ciao Gennaro. Ciao caro, buongiorno. Va bene, grazie caro. Okay. Buona passeggiata. Grazie. Ciao. A te. Sta volando la scarpa, avvisa. È volata una scarpa? Prego. Via Roma sta per subire una trasformazione, quindi ci sarà bisogno di tanta pazienza da parte degli automobilisti, dei cittadini. E quindi oggi noi lo chiederemo ai nostri amici che sarà di Via Roma. Buongiorno! Buongiorno a lei. Ciao caro. Ciao bello. Una curiosità al volo, che sarà
che sarà, che sarà, che sarà di via Roma, chi lo sa? Chi lo sa? Tu non hai un'idea? No, non ho un'idea, non so neanche di Cagliari, immaginati. Però sai che, però vedi, lui non ha un'idea, ma sa che ci sarà una trasformazione. Sì, assolutamente. Bisogna avere un po' di pazienza, vero? A capire se è in positivo o negativo. Quello si vedrà, è la canzone. Quello si vedrà, assolutamente. Grazie, caro. Grazie a te, ciao. Dove sei? Porto Scuso. Salutiamo gli amici di Porto Scuso. Hai capito? Allora, salutiamo. Allora, un calabrone intanto non investe perché non è una moto. Abbi pazienza. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Dove siete voi? Di Castelsardo. Salutiamo gli amici di Castelsardo. Oggi tutti del nord, eh? Avete visto perché poi dopo siamo qua? Perché tanto li becchiamo tutti qua, giusto? Assolutamente sì. Dimmi la verità, se io adesso a quest'ora vado in un paese tipo come Castelsardo, non c'è stato tutto questo movimento a quest'ora? No. Assolutamente no, purtroppo. Avete capito? Città turistica, è bellissima, ma d'inverno non c'è niente. Allora, la verità è questa, che le città sono bellissime, come ha detto lei, d'estate, soprattutto Castelsardo, che è un castello proprio, basta, cioè io ci sono andato un sacco di volte, veramente bellissimo borgo, bellissimo sì. Borgo, però poi alla fine d'inverno chiude tutto, non va, c'è Fuggenti, niente e niente festa. Sentite, ma voi che siete di Castelsardo, avete saputo che cambieranno anche via Roma adesso? No. Secondo voi è una cosa bella il fatto di poter cambiare, a volte abbellire la città, anche se poi i cittadini vanno ad andare incontro a delle problematiche di traffico? No, assolutamente sì, assolutamente sì. Vero? Sì, e quali dei cambiamenti a livello architettonico, stradale? Sì, qua cambierà un bel po'. Certo, è giusto, sì, è giusto che vengano effettuati questi lavori. Siete venuti a fare una vacanza? Sì, una vacanza sì. Durata troppo breve, poco per i vostri. Avete già finito? Sì, sì. Ai, ai, ai. Si prende la forale. E allora buon rientro. Grazie, grazie mille. Salutatemi Castelsardo. Allora, stavo dicendo, come vedete, qui ci sono tutti quelli che vengono da tutte le parti della Sardegna, capito? No? Noi qua, se ci mettevamo, faccio un esempio, io e te, avete un gabbiotto, uno studiolo. Eccolo qua. Perché non lo costruisci uno studiolo? Chiedere cosa? Il cappellino ce l'abbiamo. Sì, un cappellino. Allora amici, cosa succederà via Roma? Succederà, ci sarà un grande cambiamento qua, architettonicamente, stradale, bello. Siamo molto curiosi di vedere. Guarda che bambino mi guarda, è incredibile. Vabbè, comunque. Tanta gente, il sole finalmente è ritornato e questo ci riempie di gioia. Io volevo sapere però se riesco a beccare qualcuno che abita qua e paradossalmente ma non riesco a trovare, hai capito com'è la storia? Ma io non riesco a trovare quelli che abitano qua, ma sono tutte straniere, capito? No. Buongiorno! Questo. No, di dove io... sei tu, cara? Noi siamo di Sant'Arcangelo di Romagna. Hai capito, i romagnoli, salutiamoci Sant'Arcangelo di Romagna. Siete in vacanza? Sì. Tutti? Arrivati oggi. Sì. Hai capito? Arrivati oggi. Non vi sentite troppo pesante, non ve l'aspettavate? Beh, però vedo che anche lei la maglia... No, io sono famoso perché anche d'estate mi metto un cappotto. Ho già tolto due strati, eh? Stamattina era molto freddo, sì, quando siamo scesi. Se vuole posso fare già uno spot bellissimo. Prego, vada. Avete un comune bellissimo. Sì, che dovete vantarvi di questo comune. E come è la prima volta che venite qua? Prima volta, in assoluto. Prima volta. Primo giorno? Primo giorno, due ore che siamo arrivati. E allora mo vi scatenate qua, eh? Beh, cerchiamo di vedere le vostre bellezze. Allora, non vi dimenticate anche di andare al Poetto. Stiamo andando lì. E lì scatenatevi con le fotografie, perché è bellissimo. Ragazzi, sembrerà di essere a Miami. Sì, ho capito, ma lei è sardo? No, io sono napoletano. È quello che stava dicendo. Non ho capito. Cos'è sta cosa qua? Qua è migrato. No, sono vivo qua dall'88, pensi un po'. Che TV è questa? Questa si chiama Canale 15 di Catalan TV di Alghero. Trasmette in tutta la regione. Poi se volete cercare questa puntata, cercate su Facebook Gennaro Longobardi, sono io, pagina pubblica, e ci sarà questa puntata. Bene. Va bene. Tra due o tre giorni. Va bene. Buona vacanza. Grazie. Grazie. Salutatemi il poetto. Che sarà? Che sarà? Ciao Gennaro, come caro. Sta? Bene. Che sarà? Scusa, ma tu lo vecchi mai? Ma la buon'anima di mia mamma. No, sei sempre giovane, mamma mia. Di mia mamma, che perché? Ma picciocchetti. Ti ringrazio. Che sarà? Che sarà, che sarà, che sarà,
della mia vita, chi lo sa? La più bella, chi lo sa? Eh? La più bella, chi lo sa? La più bella, chi lo sa? La più bella, chi lo sa? La più a chi lo sa più bella? A chi la sa più bella? Allora, e accanto ne una pure tu. Sai che ci sarà la trasformazione quindi a Roma? Che cosa c'è? Ah, non lo sai tu? Come quando c'è? Adesso sarà una grande trasformazione. Ah, boh, dice sei sempre qui. No, no, ci sarà una grande trasformazione. Abbelliranno tutta via Roma. Ah, puro. Forse sarebbe che deve passare il trenino, no? L'ho capito. Che devono mettere il trenino nuovo, il trenino. Sì, anche. Anche? La metropolitana. Devono mettere anche quello. Che dici tu? Piacere a me fa tanto piacere queste cose. E fa piacere anche agli altri. Tu che fai adesso? Sei pensionato? Sono pensionato e giro, come l'asinello. E giro. E ci passa il tempo. Vabbè, è giusto. E cosa devo fare? Quanti anni hai? Io ne ho 83. Vabbè, 83 anni portati bene, amico mio. Me l'ha detto anche tre volte. Appunto dico, non è che... Invecchiando sto. Che lavoro facevi? Che ne parlo di quello che facevo io, diventa un romanzo. Addirittura? E raccontaci il romanzo. Pastori, contadini, manovali, a portare la linea per portarli a casa, per fare il fuoco, per riscaldarsi. Ho fatto anche il manovale, ho lavato anche la rum bianca. E quanti lavori hai fatto? Appena nato, mi hanno messo a lavorare. Quanti anni avevi quando hai iniziato a lavorare? 12 o 13 anni. 12 anni? E cosa facevi a 12 anni? A pescare le pecore, le bue. E dove? A zappare vave. In paese. Quale paese? In paese, Sinorbì. Sinorbì? Io ho lavorato a Sinorbì anche qua. Quindi tu a 12 anni... Mi hanno messo a scuolare il bue, pecore, zappare il fave, portare la linea a casa, per ci ricardarsi. Hai capito? A 12 anni già stava lavorando lui. E tu invece giocavi a biglie a 12 anni. Sì, tu giocavi a biglie. A biglie no. Grazie caro. Grazie per a la te. Tua testimonianza. Guarda che ti vuole bene come un figlio. Grazie. Che sei bravo, Gennaro. Sei troppo buono, grazie. No, tu sei bravo, più di me. Buona passeggiata, tante grazie. Belle gol, buon anche lavoro. A te. Ciao. Buongiorno. I can do that. Carface GT, vendita auto multimarca, usato pronta consegna, acquisto programmato, finanziamento personalizzato in sede. Carface GT, la nostra passione nei motori, la vostra garanzia nell'acquisto, perché noi ci mettiamo la faccia. Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio. Pizza in famiglia? Conta su di noi. Risveglio complicato? Conta su di noi. Conta su di noi e sulla convenienza di oltre 3.000 prodotti a marchio Despar. Despar, il valore della scelta. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Un unico centro per tutti i trattamenti. Uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Clinica22.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso. Antica Vineria Selargina. Esalta i sapori della tua tavola. Selargius, via Istria 152. Vendita e assistenza pneumatici, assistenza meccanica veicoli, 20 anni di esperienza al vostro servizio. Vi aspettiamo a Cagliari, Viale Monastir 209, via Po 21 e via Boiardo 13. Da Scelto per te a Cagliari, l'usato si fa chic. Vieni a conoscere la boutique dell'usato più esclusivo. Compra e vende borse, accessori e abbigliamento di lusso originali. Scelto per te. Vieni a trovarci in Via Tola 5A a Cagliari. I can do that. Lo ripeto, Cattala TV. Adesso iniziamo la... già iniziata la puntata. Come vuoi tu? A te piace Cattala TV? A me piace molto Cattala TV. Perché? Io,
Io hablo lengua spagnola, comprendo e tendo la Blabens. Saludo alla cordinale, a todos los amigos de la guerra, al Marcello del Rio. Marcello, te sto cercando. Ti sto cercando, Marcello. Un abbraccio. Hai capito. Bravo. Bueno, se recuerdo que es amigo de Sosa Alguera, un abbraccio muy particolare. Chi stiona, chi stiona? Rossano Ciro, muy cantador. Rossano, fatti cantadoras. Sentire che ti ho mandato. Quanta gente si deve far sentire, bro? Quando ne stai cercando? Ah, io ho studiato ad Alghero e voglio stare ad Alghero. Un abbraccio a tutti gli algheresi. Bravissimo. E come si dice un abbraccio a tutti gli algheresi in catalano? Un abbraccio a tutti gli hermanos catalano di Alghero. Bravissimo. Un forza a Cagliari, molto caldo. Anche forza Alghero, perché avete una bella squadra. Forza Alghero, ma io sono di Villahermosa, Vallehermosa. Di che casino stai facendo? Io non ci sto capendo più niente. Quante, ma tu quanti anni tieni? Quanti paesi hai visitato? Io hablo lingua spagnola, francese. Io comprendo, comprendo. Tedesca. Anche tedesco. Comprendo tutta la parola. Che tedesco parli? Ho studiato nella scuola alberghiera. Come si dice tanti saluti in tedesco? E mo devi fare un po' di rimuginio. Difficile. Difficile, difficile. Vabbè, ma buono catalano, dai. Vabbè, allora hai fatto l'appello che stai cercando questo? Sì, amico. Marcello, sto cercando. Marcello di Alghero, lui come ti chiami? Io Paolo. Allora, Marcello di Alghero, Paolo ti sta cercando. Questa non è più per la strada, è diventato, c'è posta. Per Paolo. Per Paolo e tutti i sardi e tutti gli spagnoli. Saluto a tutti quanti, un abbraccio molto forte. Forza Casteddu! Gracias! Gracias. Saluto. Saluto. Saito, saito. Saito, Di dove siete? Cagliari. Ah, Cagliari, Cagliari. Cagliari, sentite, Cagliari. Una curiosità. Dovendo scegliere una città, non Cagliari perché ci abitate già, certo, della Sardegna, quale scegliereste per andarci a vivere? Andarci a vivere? Personalmente io sono molto appassionato della città di Olbia, sia per colori, anche perché la trovo molto simile a Cagliari, ma soprattutto si sta evolvendo tantissimo ultimamente, sia a livello di turismo, ma anche come città di per sé. Movimentata. Esatto, movimentata. Soprattutto d'estate. Quindi andresti a vivere a Olbia? Assolutamente sì. Sì, anche io andrei a Olbia per gli stessi motivi, sì. Ah, ci siete già andati voi? Sì, sì, già andati. Quindi Olbia, sì. Grazie. Sì, niente, grazie. Buongiorno, come state? Al volo, al volo. È facile questa, dovendo scegliere un'altra città, oltre a quella che dove siete nati e vivete, quale città della Sardegna scegliereste? Della Sardegna? Della Sardegna? Non lo so. Boh, forse la zona di Olbia. Olbia al primo posto, incredibile! Io sono più per i paesini, tipo Bosa. Bosa! Ragazzi, qua sta diventando una bella classifica, abbiamo al primo posto Olbia, Bosa e Nuoro. Ah, anche davvero? Io sono di Nuoro, per cui... Vedi come dice bene lei, Nuoro. 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 L'ho detto bene io, Nuoro. Nuoro, Nuoro, l'accento sulla U. Nuoro. Nuoro. Lo dice meglio lei, abbia pazienza. Di dove? Proprio di là, sei proprio di Nuoro. Sì, sì, sì. Brava. Benvenute in Sardegna, no? Siamo passeggiate. Siamo sardi. Grazie. Ciao, ciao. Come va? Bene. Molto bene, grazie. Ah, abbiamo allegria, allegria. Sono un suo fan, perché sono un suo fan. Per sì, siamo un suo fan. Infatti ci guardiamo sempre. Vista. Ecco, adesso ci siamo rivisti. Vedete com'è? È spumeggiante, siete spumeggianti. Grazie. Grazie. Perché siamo giovani. Una bella domanda. Giovani e innamorati. Qual è? Beh, giovani e innamorati. Sentite, qual è la vostra città attuale? Dove vivete? Cagliari. 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 Dovendo scegliere un'altra città dove andarci a vivere ed essere felici, quale scegliereste? Della Sardegna. Essere felici? Ah, dalla Sardegna? Sì, della Sardegna. Qual è che vi piace dove dice io andrei a vivere lì? Bah, direi qua a Cagliari. No, no, a Cagliari ci vivete già. Dovete sceglierne un'altra. Non ve ne piace mai. Alghero. 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 Alghero si Alghero. Salva con due punti e sale in classifica. Quindi mi raccomando, guardate. Alghero dove c'è? C'è allegria, c'è movimento, c'è turismo e poi soprattutto c'è anche Canale 15, Catalan TV. Giusto? Sì, giusto. Brave ragazze, buona passeggiata. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Ciao.